direttamente l'ombelisco? No. Ah, non... va bene. Il critico vale qualcosa, visto che sono già due domande? Sì, ti ho dato delle informazioni extra. Ah, ok. Allora le ho esaurite. Esatto, per questo. Posso fare un altro tiro cervello? No. Ok, allora è l'ora di lamentarsi. Allora... questa è la contrario di cosa? Di... Nier. Sì, di Nier. Quindi potrebbe arrivare una canzone in francese. Per l'amor di Dio non avvicinarla all'orecchio che ti picchia. Allora, soltanto non sentivo bene quale che era. L'ho avvicinato solo per capire che cos'era. I titoli di coda. Ogni volta che finisci il gioco sono in una lingua diversa. Va bene. È il momento di rischiare la vita. C'è ancora aperto il buco, giusto? Sì. Ok. Io inizio... a spifferare cose fuori dal buco, nel senso, ehi, vorrei parlare con qualcuno. E se non è proprio uno spifferare, sì, no, sì, infatti. Lo sai. Devo fare un test su fegato. Ma quindi c'è anche i titoli di coda in bergamasco. Senti dei passi che si allontanano. Che si allontanano? Mm-hmm. Ah, cavolo. Vedo anche la gente che si allontana. No. No, porca. Porca miseria. Tipo velcro, vedi che una parete, un pezzo di una parete si apre verso l'alto come una tenda. Sì. E vedi con la luce del sole alle loro spalle una guardia con una lancia. Mm-hmm. E un personaggio che ha quello che sembra essere un plico, qualcosa, sembra che abbia un pacco di pelle tesa su uh-huh. cui scrivere, ti sembra di averlo già visto da Rakes questo, e per il resto non sono molto diversi dagli altri, se non che questo ha cucito un simbolo sulla sua spalla, il simbolo di una piuma, sembrerebbe. Una piuma. Io l'ho mai visto una piuma, so cos'è almeno. Sì. Ok. Ok, quindi c'è la guardia e il tizio col plico. Mi dicono qualcosa o mi fissano e basta? Perché io sono lì a guardare con l'occhio. Però. Allora, la guardia rimane davanti alla porta. Mm-hmm. In questo modo la luce entra nel cubicolo. Mm-hmm. E il personaggio, lo scriba, lo chiameremo per Roma, ha i capelli lunghi, mm-hmm. slavati, la barba lunga e scomposta, e due occhi vispi di colore azzurro, mentre i capelli e la barba sono di colore marroncino. Mm. La sua corporatura lascia intendere che sia sui 40 anni, che non sia mai stato un guerriero, però ha dei muscoli come di quelli di un lavoratore. Mm. E si avvicina entrando e da qualche parte sotto la barba. Le spiacerebbe dirci chi è, da dove proviene, ora che si è svegliato. Che ne dice di fare un piccolo gioco? Io rispondo a una delle vostre domande e voi fate lo stesso, così andiamo più rapidamente. No. Oh, cavoli. E se io non vi dico, se non vi dico niente, che cosa avete intenzione di fare? Arriva una lancia dall'esterno della cosa. Nella mia direzione in cui stavo guardando. Tira per resistere, dai. È incredibile che riesci a trasformare qualsiasi gioco in Mafia Simulator. Oh, ma non c'è verso, Quanto hai sui muscoli? 4. Porca troia. E l'ho potenziato. È vero, in V3 l'hai potenziato. L'unico che non hai potenziato è fegato, giusto? No, no, cervello. Fegato è il primo che ho potenziato sin da subito. Ah, avevi... Io ero il balance man. Avevi tutto 3? Sì, tutto 3. Minchia. Non me lo ricordavo. E sono sopravvissuto. Cazzo, un successo. Un solo successo. Madonna. Ma tu... Ok. Non è qualcosa, qualche bonus? No, mi hanno tolto tutto. Non è violento. Ma per resistere. Per resistere. Per resistere, danni. Non c'è niente qui che ti aiuta a resistere. Quindi segnati una ferita. Ah, ok. Beh, tutto qui. Ce l'hai invulnerabile, giusto? Invulnerabile? Qualcuno ce l'aveva, tu. Mm. Cagato addosso io. È la prima della seconda colonna. Ah, ok, subita. Oh. Sì. No, non ce l'ho. Okay. È già peccato. Ok, mi è rimasto. Ah. E riesce.
Ok. A quanto pare quella dietro di lui non è l'unica guardia, le altre sono intorno al cubicolo. E la struttura permette di far entrare e uscire le lance senza problemi. Porca miseria. Senza che tu veda da dove provengano. Ho capito, è come un mago che buca una maglietta praticamente. Sì. Il gioco delle spade dei pirati. Più o meno sì. Ok. Abbiamo iniziato col piede sbagliato, iniziamo con le presentazioni. Io sono Zagis Iaco, piacere di conoscervi. Mica tanto, visto che mi avete ferito. Uh-huh. E ho il piacere di parlare con almeno un nome. Io sono lo scriba Efestus. Efestus. Uh-huh. E di cognome? No. Noi abbiamo soltanto un nome, cosa sarebbe questo cognome? È un nome che viene dopo un altro nome, io sono Zagis. Il nome della famiglia è il cognome. Sì, il nome della famiglia. I parenti, mia madre e mio padre prima di me si chiamavano Iaco. Io sono Zagis e Iaco. Iaco è il nome della mia famiglia. Se vuoi qualcosa di simile, allora io sono Efestus della tribù della Valle dell'Angelo. Valle dell'Angelo? Ti ho cervello per capire se mi dice qualcosa. Ok. Doppio 6. È il critico. Tanto 6-6-2 di nuovo. E sta usando il tuo dado giallo. È il terzo tiro che fa 6-6-2. Mi dice qualcosa la Valle dell'Angelo. Con il tuo background religioso, in senso opposto a quello che di solito si intende per background religioso, sai che, perché non puoi odiarlo se non lo conosci davvero, sai che esiste una religione basata sul culto di angeli. Ok. Noi siamo anche cronisti, quindi se vuoi tu lascialo nel background, non lo so. Cronisti? Aumenta. Ah cazzo, è vero. Impara qualcosa di nuovo sul mondo, no? Era per dire, quindi segnati qualcosa, hai imparato qualcosa okay, di nuovo. Ok, 2 e sono già 6. Non devi aumentarlo adesso, devi, si segna alla fine. Alla fine. Non lo metto qua, lo metto qua. No, devi segnarlo qua sul... Ah, è vero, non me ne ho... Ah già, è l'ultima sessione, ok, segnalo anche al massimo, perché altrimenti non lo puoi mai usare. Va bene, hai imparato qualcosa di nuovo sul mondo, perché siamo cronisti. Ok, aspetti un attimo, ha detto Valle dell'Angelo. Lei da dove viene? Ma sì, che cazzo... Allora, diciamo che io venivo, non per offendere la vostra religione almeno credo, venivo da un millepiedi gigante, che girava un po' a zonzo, non devi so... Devi dire così tante cose, siamo una tribù nomade, una roba del genere, viaggio da lo solo. So. Però, ascolta, non giochiamo da tanto tempo, io c'ho più in mente Sinereque che questo gioco. Ok. Ciao a Sinereque che ci segue. Quindi lei è un esploratore del dominio? Cosa intende lei precisamente per esploratore del dominio? Una persona che sfrutta quelle bestie volando per fare un volo di controllo prima di attaccarci. No. Allora, per essere più chiari... Volo di ricognizione. Non mi veniva. Inizialmente... Sono stato addestrato per questo, soltanto che noi siamo scappati da questo millepiede perché la vita faceva leggermente schifo. Sa com'è, no? Tanto vale cambiare aria ogni tanto. E quelle conoscenze sono rimaste a me, specialmente alla mia bilancia. L'avete per caso vista? L'abbiamo vista colare a picco ed esplodere nel mezzo della foresta di ossa. Ecco. Io sto per imprecare. Segnati un altro punto sopravvivenza, se non l'avevi già segnato per la morte della nubilancia. Io segnerei un punto trauma anche. Ah, giusto. Giusto, dove esiste il trauma? Due di trauma. Ah sì, quant'era il trauma ogni volta che moriva qualcuno? Ma scusa, tu hai segnato il punto sopravvivenza per cosa? Perché è morto un mio legame. La nubilancia era un mio legame. Andrea. Quindi sei entrato in conflitto con un tuo legame? No. È morto un mio legame, c'è la regola speciale. Anche quando è morto il personaggio di Emma abbiamo segnato esperienza e trauma. Ah, io non lo ricordavo. Aspetta un attimo, ora che ci penso. Qual è il tuo legame con la nubilancia? Ok, Andrea, la mia nubilancia.
Ho scritto proprio la mia nubilancia, l'avevo segnato come legame. Ok, conta? Basta.